Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Moscapita. Mi sono appena svegliato e oggi è la prima giornata di un sole accecante qua a Bath. Adesso sono le 8, non vedevo l'ora di alzarmi. Voglio andarmi a godere fuori questa giornata. Sono ancora proprio, mi sono appena alzato dal letto, quindi vado a sistemarmi un attimino. Ho un sacco di cose da fare, ma ve lo dico fra un secondo. Vi mostro un piccolo physique update a riposo. Sto in bulk attualmente, però sono ancora abbastanza definito. Sto ancora mettendo su un pochino di massa prima di fare un po' una fase di definizione, comunque mini cut prima dell'estate. Beh, non terribile, dai. Allora, il piano di oggi: non ho niente stamattina all'università, quindi prendo il tempo per fare le cose che voglio fare io. Andrò a fare un po' di b-rolls, un pochino di foto in giro per la città. Poi vado a inviare una maglietta, questa è di Giuseppe, ti ringrazio per l'ordine. Chiunque altro volesse supportare, come sempre, link per la maglietta in descrizione. Iniziamo subito con un po' di b-rolls. Iniziamo. Appena postate le magliette, è una giornata molto molto soleggiata e molto carina, anche tranquilla, non c'è troppa gente in giro, c'è un motorino che fa cazzo. Vado ora a Waitrose, ci facciamo una piccola spesa e vi faccio vedere quello che compro. Chiunque abita in Inghilterra sa che Waitrose è uno dei posti più costosi in assoluto, però la qualità è molto molto alta, quindi provo a venire qua per comprarmi la frutta e altri prodotti che non trovate magari da Sainsbury oppure da Tesco's. Quindi siamo qua alla ricerca di pochi alimenti però buoni. Spesa fatta. Fuori fa veramente troppo caldo, sto sudando veramente tantissimo. Comunque mi sono andato a prendere un piccolo caffettino per iniziare meglio col digiuno intermittente. Caffè, acqua, mi metto a fare un pochino di lavoro che ho in realtà abbastanza cose da fare. Buongiorno Giorgio, sono Giulio. Tutto a posto, tu come stai? Dai, buona giornata. Ciao. Buona giornata. Ciao. Grazie, ciao ciao. Ok, è successo quello che mi succede sempre, che mi perdo a lavorare, continuo a lavorare e... questa è tessita che si fa le docce. Allora, ho lavorato troppo, fino adesso devo andare a giocare a tennis, ho saltato la palestra, ci andiamo più tardi, non è un problema, però adesso devo ripensare un po' a tutto, i pasti che faccio. Vado a giocare a tennis, sto ancora digiunando, però voglio mangiarmi qualcosina nel frattempo. Allora, mi faccio una di queste mele che mi ero comprato, mi faccio anche una banana e uno dei buonissimi protein cookie di MyProtein. Questo è Rocky Road Flavor, 40 grammi di proteine. Come vedete, quindi qua è un piccolo snack, niente di troppo pesante, che non voglio essere troppo pesantito sul campo. Quindi sì, frutta, un protein cookie, ottimo. You wanna be in a vlog? I did it. You want a picture like that, eh? How did you do it? I'll show you. Mezzo. Adesso mi stava chiedendo come avessi fatto la foto che ho messo su Instagram. Stavo dicendo il drone, lei: ah, dobbiamo farlo insieme. Ah, coinquiline, eh. Siamo arrivati sul campus. Questo è Caroline. Ciao, Sergen. Ciao. Ciao ciao. Andiamo a giocare a tennis e niente. You're pretty good at tennis, aren't you? No. No? Ok. Boh, io non gioco. Io non gioco da 2 anni, speriamo di riuscire a colpire almeno qualche pallina. Comunque che sole pazzesco. Ecco i campi da tennis all'università. E ragazzi, questo è Bath con il sole, tutta la gente fuori al laghetto. La pacchia è finita, stiamo andando adesso al dipartimento di ingegneria. Ci abbiamo tutto il nostro sesto piano in cui lavoriamo i vari diversi gruppi. Io sto lavorando con Dyson in questo momento, facciamo un group meeting 2 ore, poi andrò ai CAD Labs a fare un po' di CAD e niente, ci vediamo dopo. Bentornati in un altro voice over. Non lo faccio da un po' di tempo, quindi sono un po' arrugginito, ma oggi vi faccio vedere un allenamento gambe, iniziando con dei walking lunge semplicemente per riscaldarsi, passando poi per questo movimento che è la hack squat machine, che è veramente un ottimo movimento iniziato a fare al posto dello squat. Con lo squat, essendo la mia forma non 100% corretta, mi rischio di infortunarmi e quindi ho deciso invece di incorporare il hack squat, che è un movimento praticamente uguale allo squat però assistito dalla macchina e che vi consiglio veramente se non l'avete già provato. Qua ho fatto 3 set abbastanza pesanti, mi sembra dalle 8 alle 10 ripetizioni. Dopo di questo siamo passati a fare i polpacci, anche qui faccio 5-6 set e provo a mantenerlo tra i 10 e le 20 ripetizioni, di solito più o meno 15-20 ripetizioni. Io faccio questo allenamento gambe 2 volte a settimana. Dovete ricordarvi che
Se voi non volete fare lo squat, non dovete per forza di cose fare lo squat, soprattutto perché è un movimento che se sbagliate vi fate veramente male. Quindi io consiglio a tutti, soprattutto i principianti, di lasciar perdere con lo squat fin quando non imparate la forma perfetta e la forma corretta. Dopo quindi il hack squat, su cui veramente provo a progredire di settimana in settimana, e dopo i polpacci passo a fare i walking lunges, questa volta con del peso aggiunto. In questo caso avevo 16 kg al lato e qui provo a fare 8-10 ripetizioni. Questo è uno degli ultimi tre movimenti. Dopo di questo passo a fare i leg curls e i leg extension. Qui faccio solamente due serie a esercizio, che comunque abbiamo allenato un bel po'. E come sapete io non è che mi focalizzo troppo sulle gambe, perché comunque penso che un fisico proporzionato dovrebbe avere sì le gambe sviluppate, ma comunque sempre avere la parte del corpo superiore un pochino più grossa. Quindi alleno le gambe, non faccio lo squat per motivi che non voglio infortunarmi, e non c'è bisogno, se volete costruire delle gambe grosse, per forza di cose fare lo squat, basta che voi progredite col carico sugli altri movimenti. Qua leg extension, a volte faccio tutte e due le gambe insieme, a volte faccio una singola gamba, e qua leg curl, appunto avete visto, faccio una gamba sola, e qui tengo le ripetizioni tra le 12 e le 15 ripetizioni, sentendo veramente veramente la contrazione. Dopo di questo ho fatto anche gli addominali, ma penso che non ve li faccio vedere. Appena finito l'allenamento gambe, sto un po' zoppicando, comunque non ho le chiavi purtroppo della casa, l'ho prestata la mia amica Tessa, quindi vado a prendere, a quanto pare sta su una roof terrace da qualche parte, super bar, andiamo a vedere un po'. What are you doing? Cena di stasera. Bene. No. Sono appena tornato a casa, ragazzi. Oggi me la sono veramente tagliata a fare questo vlog. Mi sono pure bruciato mentre giocavo a tennis. C'è una cosa veramente pazzesca. Ormai sono diventato veramente sensitivo qua in faccia. Comunque, mi mancano ancora un po' di proteine, quindi eccomi qua con il mio Total Fage 0% e un po' di Smarties, ormai lo sapete. Me lo faccio praticamente sempre come ultimo snack prima di andare a dormire, non importa mangiare le proteine prima di andare a nanna, non è quello. L'importante è il totale nell'arco della giornata. Me mancano ancora una ventina di grammi, mi sono fatto il Total Fage, ci aggiungo gli Smarties perché sono in bulk, perché no, mi godo un po' più la vita. E qui ho invece 5 grammi di creatina, questi sono i 5 grammi giornalieri, meno male che mi sono ricordato, purtroppo mi dimentico spesso, e quindi sì, di solito lo faccio la mattina, ma se no consumatelo post workout, quando volete, l'importante 5 grammi al giorno. Io ora sono tornato a casa, sto facendo qua un po' di mail, c'ho una chiamata ancora da fare, poi devo editare questo video, però niente, penso che questo video sia uscito alla fine molto meglio di quello che mi aspettavo. Magari do il titolo Day in the Life di uno studente in Inghilterra, qualcosa così. Oggi in realtà ho lavorato per l'università molto meno del solito, avrò fatto 3-4, massimo 5 ore di lavoro per l'università. Ho lavorato, praticamente mi sono divertito di più, dirò la verità. Di solito le mie giornate sono un bel po' più caotiche e sto veramente tanto tempo chiuso all'università, e anche quello che ho paura quando faccio il vlog a portarvi dei vlog che magari non sono interessanti. Quindi se invece vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere nei commenti, lasciateci un like, fatemi sapere che vi piacciono anche se magari sono meno movimentati, che così li provo a fare da qui fino al 31 maggio. Dal 1 giugno cosa succede? Voglio provare a fare daily vlogs, voglio, dato che viaggerò, non sarò più qua, non avrò più ingegneria in testa, voglio portare un sacco di contenuti per voi, però da qui a lì, magari se vi piacciono comunque questi vlog un po' meno movimentati, un po' più nella mia vita, quello che faccio ogni giorno, fatemelo sapere e ve ne porterò. Detto questo, sto parlando da troppo tempo, quindi finisco qua il video. Se stai ancora guardando, ti ringrazio. Mi state supportando tantissimo e veramente mi state motivando a continuare a mettere fuori contenuto, quindi grazie di cuore, lasciateci un like se vi è piaciuto il video, aiuta un sacco col canale a portarlo avanti e farlo vedere ad altre persone. Detto questo, niente, finisco qua, grazie veramente, ci vediamo nel prossimo video, ciao!